Sto provando questa vecchia testata della Trace Elliott, la GP12SMX. È una testata interessante che fa 280 watt, ma secondo me è veramente una bomba a livello di potenza. La sto provando con questa cassa Ashdown 4x10. Ti farò un video dove magari sentiamo qualche audio presi dalla DI in post EQ. Cosa dire di più? Pesa 13,5 kg, quindi peso abbastanza importante, anche perché questa è una testata storica. Andiamo a sentire qualche audio. Ed eccoci a giocare un pochettino con qualche audio, te li farò molto alla buona. Allora, arriva il segnale dall'uscita post EQ che ha la testata e entrerà anche un po' nel microfono della voce, quindi sentirai un mix tra i due. Allora, questa qua è una situazione intermedia. Adesso partiamo, innanzitutto guarda, l'input gain è bassissimo, perché se lo alzo tira giù veramente i muri. E anche l'output, il volume è praticamente a 1. Ok, torniamo a 1. Quindi veramente è messo tutto uno e uno perché tira giù i muri, quindi è potentissimo. Allora abbiamo un input blend con la gestione della valvola, quindi senza valvola, con la valvola. Si può usare una situazione intermedia in cui vai un pochettino a mixare. Io sento che con la valvola in effetti è un po' più bassoso, un po' più rotondo, un po' più caldo come suono. Poi inseriamo l'equalizzatore. 12 bande, posso anche determinare il livello di equalizzazione che vado a mettere nel mix. Interessante, poi ci si può lavorare tanto sopra. Pre-shape, senti questo. Io trovo bellissimo questo pre-shape, ne ho due, uno era questo e questo è il secondo. Per il mio gusto è un po' troppo bassoso, il primo invece lo trovo fantastico. Togliamolo. Poi abbiamo la sezione compressione con compressione dei bassi e compressione degli acuti, quindi bassi compressi al massimo. Bassi non compressi. Via di mezzo. Acuti, acuti non compressi. E acuti compressi. Abbiamo una sorta di equalizzazione, penso, della compressione in cui spingi un po' più verso i bassi o più verso gli alti o in flat che è centrale. Così era in flat. Adesso la spingo sui bassi. Si sente
sente parecchio, e anche quella sugli alti, che per me è improponibile. Non mi piace per niente. Io la terrei o in flat o leggermente spinta verso i bassi. E poi niente, poi tutto qua. Gli audio più o meno sono questi, chiaramente cambiano molto, poi devo dire in base al basso che suoni, e questa comunque è una bella cosa. Spero che questo video ti sia stato utile e io ti saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!